Obiettivo centrato, cosa manca a questo Perugia? Può recuperare in 20 giorni, 2 settimane dopo l'ultima giornata? Sì, direi proprio di sì. È un Perugia che deve ricaricare un po' le pile, deve riguardare qualche cosa, soprattutto nei secondi tempi, ma sono molto ottimista perché i playoff sono un campionato a parte, vale tutto. L'anno scorso abbiamo esempio anche gli anni prima. È un Perugia che comunque nel primo tempo ha giocato molto bene. Sì, un Perugia che il primo tempo non l'ha chiusa, secondo tempo il Novara si giocava una fetta importantissima della sua permanenza in Serie B, ha messo in campo grinta e determinazione e è venuto fuori questo pareggio. Insomma, siamo contenti perché abbiamo raggiunto un obiettivo che qualche mese fa sembrava insperato, poi sembrava che potessimo arrivare secondi e adesso ci sono i playoff. Concentriamoci su questo che c'è tutto il tempo per recuperare. L'obiettivo obiettivamente è stato raggiunto, si paga un po' la rincorsa che 9 risultati utili consecutivi, va dato il merito a questa squadra di aver raggiunto, sebbene diciamo con il fiatone, tra virgolette, ma l'obiettivo è raggiunto e su questo siamo tutti d'accordo. Ecco, come si può riassestare la difesa che sulle palle inattive, sulle traversioni secondo palo, si trova sguarnita, che poi voi siete bravissimi, tutti avete un reparto forte. Ma penso che con gli allenamenti, con i video che affronteremo e guarderemo in settimana, miglioreremo queste cose. Ripeto, i playoff sono un campionato a parte, si decidono anche con un calcio piazzato, come hai detto te, quindi recuperiamo, beh, liberiamo la testa, abbiamo ancora un'ultima partita da portare a termine e poi ci concentreremo su quelli. Mustacchio è uscito, sì, avremo il tempo per recuperarlo, era qualcosa semplice. Mustacchio ha avuto un forte dolore alla coscia, non ha capito se da solo o con una botta, speriamo sia solo una botta, vedremo il report del medico. Comunque, il Perugia, l'obiettivo lo dobbiamo sottolineare perché sembra che tutti quanti sia una cosa facile. Raggiungere in un campionato di Serie B, raggiungere spareggi e promozione è già un grande risultato. Siamo contenti, ripeto, perché insomma, l'abbraccio a fine partita penso che l'abbia dimostrato. La squadra è unita e concentrata su questo obiettivo. Insomma, ricordiamoci squadre a fine come il Novara, che era stata costruita per arrivare ai playoff, adesso dove si trova. Insomma, quindi il campionato di B è sempre difficile. Ne ho fatti tanti e insomma, contenti per questo obiettivo. A chi dedica questa rete che ha segnato? Beh, sicuramente a mia moglie che è incinta, quindi penso di Abbiamo si visto. sia visto, quindi la dedico a lei. Grazie a Massimo Volta.